base associativa, ecco, vedete che è un trend questo in crescita, siamo cresciuti dal 2014 al 2015 di 13 unità. L'88% dei soci dei CSV appartiene al mondo del volontariato, di cui 6.922 ODV iscritte, 984 ODV non iscritte. Tutto il resto, 1.042 rispetto alle 7.911 del 2014, ma se prendiamo il dato aggiornato 2015, 7.906, tutto il resto altri non profit, quindi togliamo enti locali e persone fisiche, che sono alcune anomalie del sistema, abbiamo 1060 soggetti già del mondo no profit all'interno delle nostre basi associative. L'identikit del presidente: su 70 CSV, 64 presidenti provengono da organizzazioni di volontariato, quindi il 75% da associazioni di primo livello e il 25% di secondo livello. L'81% dei presidenti è un uomo. L'età media è di 55 anni, ha un elevato grado di scolarità, 45% in possesso di un diploma di scuola superiore, il 46% laureato. Il 69% è in carica da meno di 3 anni. Questo è un altro dato quando parliamo di ricambio, sono tutti dati di cui magari noi nei gruppi di lavoro abbiamo parlato, poi guardando la realtà già accade, no? Il 70% è in carica da meno di 3 anni, quindi vuol dire che c'è stato un ricambio. Sono 21 i presidenti eletti nel 2015, 12 quelli eletti nel 2014. Gli utenti raggiunti dai servizi. Questo è un dato che poi secondo me verrà con la compilazione totale del report molto più dettagliato, però come vedete i servizi scendono un po', da 28.149 alle nostre ODV diventano 27.324, altro mondo no profit, guardate, 5.045 servizi, sceso un po', ma già dato alle altre organizzazioni no profit, enti pubblici, organizzazioni for profit, gruppi informali e altro. Il nostro trend di servizi comunque aumenta, perché magari nell'anno 2015, come vedete, ci sono alcuni servizi che aumentano, magari sono aumentati perché, guardate, quelle organizzazioni for profit piuttosto che enti pubblici o gruppi informali, c'è stato un trend magari di crescita sull'approccio a nuove forme, penso soprattutto agli informali e magari gli enti pubblici o ad altro, a collaborazione con altri soggetti. Contate che questo è un dato però che io vi lancio per la dimensione imponente che ha, non lo prenderei nel dettaglio, appunto perché fin quando i vostri operatori non riempiono almeno la prima fase in modo completo e poi entro il 31 luglio tutti i dati, diventa un po' difficile. Il totale così calcolato comunque di, rispetto ai cittadini raggiunti, 92.269 utenti. Questo è un dato che oggi vi consegno, poi spero che venga quantomeno riconfrontato ai vostri CSV. Dal 2014-2015 è scesa la nostra base dei collaboratori, risorse umane totali. Quello che sembra è che sia sceso solo il numero delle donne, meno 37 unità. Il titolo di studio 2015 lo vedete, qual è? Laurea, post laurea, licenza media, licenza superiore. Comunque abbiamo almeno un 20%, no, un 59,3% di nostri collaboratori risorse umane che hanno un titolo di laurea, quindi un 60% tra femmine e maschi. Risorse umane, qui vedete come sempre noi lo spacchettiamo tra personale dipendente, parasubordinato e lavoratori autonomi. Oggettivamente il parasubordinato noi l'abbiamo sempre legato ai CoCoPro, vi ricordate che utilizzavamo quella formula, cosa che con il Jobs Act sta lentamente sparendo, per cui questo bisognerà poi ripensarlo come dato. Comunque, come vedete, c'è 2014-2015 un decremento femmine e maschi totale, pari ad unità a tempo pieno. Questo è un dato che noi facciamo come sul dato medio di ore che vengono date dai nostri collaboratori, perché abbiamo alcuni part-time e alcuni full-time. Il personale parasubordinato, lo vedete, anche questo è sceso, ma questo fa parte, a mio giudizio, nel 2015 di un trend per cui o qualcuno di questi è stato assunto, quando vedete più 8 ad esempio sui maschi, oppure sono forme di collaborazione che sono andate a terminare perché forse erano veramente contratti a progetto per la natura del contratto a progetto. Scendono in maniera
non importante, i lavoratori autonomi. Questi sono i primi dati del report. Io mi permetto di dire due cose, solo perché lo dico ai presidenti e a chi compilerà il report. L'ultima deadline è il 31 luglio. Mai come oggi sapere il 2015 e cercare di avere il prima possibile i dati dell'anno precedente diventa importante, perché ci sono stati anni in cui parlavamo del report di un anno e mezzo fa, due anni fa, e quindi erano dati vecchi. Mai come oggi questi dati sono importanti, lo capirete bene, perché per qualsiasi scelta che faremo sul futuro, conoscere con esattezza la nostra base associativa, la nostra forza, perché i numeri che emergono dal report sono sempre di una grandissima forza di servizi, una grandissima capillarità, no? C'è qualcuno che, a mio giudizio, siede su tavoli nazionali ma che si scorda di avere il nostro radicamento territoriale. Quindi io vi chiedo quest'anno uno sforzo particolare. Chi non l'ha fatto entro il 10 giugno, di andare a compilare ciò che manca. Noi inizieremo a monitorare questi dati e cercheremo di chiamare, noi di contattare i CSV, perché un dato messo lì sbagliato, guardate che non è solo sbagliato sul vostro, che fa sbandare tutta la rilevazione se è un dato anomalo. E poi entro il 31 luglio completarlo. Se noi riuscissimo così a poterlo presentare, questo report, avendolo chiuso tra settembre e ottobre, che saranno i mesi da qui a dicembre quelli un po' più decisivi, sapere chi siamo stati nel 2015 ci aiuterà con forza a sederci ai tavoli dicendo: noi siamo questo. E non si può riformare un sistema non tenendo conto di noi, non tenendo conto di questi dati imponenti che vi stiamo portando, con la validazione peraltro dei comitati, che è uno degli altri aspetti, secondo me, vincenti dei report di questi anni, che negli ultimi anni alcuni dei nostri dati sono già stati validati dai COGE. Quindi controllore e controllato parlano la stessa lingua. Io vi ringrazio. Bene, siamo alle ultime battute di questa conferenza e la fine di un lavoro, perché che ci ha visto impegnati per qualche mese, ma anche l'inizio di un grandissimo impegno, visto anche quello che è emerso in questi giorni di lavoro. A me ha molto colpito il clima che si è creato in questi giorni. È stato un clima molto cordiale, di grande collaborazione, che certamente ha favorito il lavoro. Mi colpiva in particolare una cosa, lo dico perché uno ci sta innanzitutto per sé, non perché le cose vadano in un certo modo. Mi ha colpito molto l'attenzione a ciascuno da parte di tutti. Su piccolissime cose, qualcuno sa anche che gliel'ho fatto notare. E questo è importante, perché in un clima come il nostro, in un ambiente come il nostro, meno di questo non vale la pena, ma meno di questo non vale neanche la pena fare i collaboratori e gli operatori all'interno degli centri di servizio o fare i dirigenti. Cioè, il nostro è proprio un ambiente diverso, e quindi mi sentivo di dirvelo, perché bisogna stare sempre molto attenti a queste cose affinché i centri di servizio non diventino luoghi di lavoro come tanti altri, magari simili alla pubblica amministrazione. La partecipazione è stata ha confermato, il numero dei partecipanti ha confermato grosso modo quello degli iscritti. Certamente c'è stato quella naturale defezione dovuta a imprevisti dell'ultimo momento che capitano a tutti, come pure la partecipazione ai gruppi di lavoro. Ci dispiace certamente che la restituzione è stata molto compressa ieri, però sicuramente ci impegniamo nei prossimi giorni a rendere
l'esito dei gruppi di lavoro in un modo più articolato e quindi a fornirvi tutti i documenti necessari per poterci lavorare. Io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, poi ci sarà Luca sicuramente che potrà essere più dettagliato nei ringraziamenti di me, però ringrazio in particolare il Celivo e gli altri centri della Liguria che veramente ci hanno permesso di mettere una pietra miliare nel nostro percorso, con un'ospitalità e una professionalità sicuramente invidiabile. Grazie a tutti e passo la parola a Luca. Buongiorno, il mio sarà proprio un velocissimo saluto, alcuni ringraziamenti, come dire, doverosi per questo, a conclusione di questi 3 giorni, ma comunque consentitemi prima proprio due velocissime riflessioni. Sicuramente ieri sera non abbiamo avuto grandissimo tempo per approfondire quello che è stato, come ci diceva Luisa, l'esito finale di tutti i gruppi, ma credo che pur nel tempo che abbiamo avuto abbiamo tutti colto che questa conferenza è stata, diciamo, in larghissima parte quello che, come dire, tutti noi ci aspettavamo e volevamo, cioè un'occasione per avere interessanti spunti di riflessione e di elaborazione per, come dire, le prossime importantissime sfide che ci aspettano e che citavamo in apertura dei lavori della conferenza. Ora sta a tutti noi tradurre questi spunti, queste indicazioni, queste riflessioni che in questi giorni abbiamo condiviso in atti concreti che ci consentono di attraversare questo momento importante e delicato di trasformazione, ricordandoci che solo la nostra unità di intenti, superare talvolta i particolarismi e qualche individualismo che è umano, normale, comprensibile, ma solo se sapremo veramente fare tutto questo, sapremo raggiungere l'obiettivo, e che raggiungere l'obiettivo va al di là, passatemelo, della semplice sopravvivenza dei centri di servizio. Ne va del futuro del volontariato del nostro paese, perché quello che i centri di servizio in questi anni sono stati, è stato l'unico vero soggetto capace di aiutare a crescere il volontariato nel nostro territorio. E se per questa esperienza, in qualche modo e per qualche ragione, dovesse terminare, dovesse stravolgersi, ecco, al di là di tutte le conseguenze, come dire, che ci possiamo immaginare immediate, ecco, immaginiamo la ricaduta negativa e il danno che ne avrebbe il volontariato e la partecipazione del nostro paese. Ecco, io credo che ogni volta che ci sediamo intorno a un tavolo per trovare qual è il punto da raggiungere rispetto ai temi che ci aspettano, dobbiamo sempre avere davanti questo come elemento, come dire, di visione centrale da tenere ben presenti. Io spero, insomma, Genova si sia dimostrata accogliente, mi è sembrato, come dire, nelle occasioni che ho avuto con voi di trovare la vostra soddisfazione, quindi anche noi siamo contenti di aver potuto in qualche modo soddisfare le aspettative. E prima di chiudere, appunto, una serie di ringraziamenti. Non c'è un ordine, come posso dire, una scaletta di importanza. Cerco di ricordare tutti, a cominciare da chi ci ha consentito e chi ha sostenuto anche economicamente questa iniziativa e questa conferenza, che è Banco Popolare, Cattolica Assicurazioni con Gaetano Cavaretta, la Bottega Solidale, la Tipografia KC, per la produzione di tutti gli stampati che sono stati fatti in parte con lavorazioni avvenute presso il carcere di Genova Ponte Decimo, la ditta Grondone e Fratelli Carli che ci hanno dato gli omaggi che sono stati distribuiti in occasione della conferenza, gli sponsor turistici che hanno cercato di agevolare anche quella parte più ludica che è tipica di ogni conferenza, quindi l'Acquario, Liguria Via Mare, Italy, Radio Taxi, la FIAF per le immagini che ha messo a disposizione
progetto sviluppato, e Daniele Novarino che ieri sera, nonostante la partita, ha provato a lietare la serata con qualche pezzo musicale. Non siamo riusciti probabilmente a sfruttarlo come era delle aspettative, ma d'altronde sappiamo che siamo un paese di allenatori e di tifosi. E poi ecco, tutto lo staff che ha lavorato per la conferenza, che ha lavorato prima per prepararla, che ha lavorato durante, quindi lo staff di CSVNet, del CELIVO, come ricordava Luisa, del CESPIM d'Imperia, del CESAVO, di Vivere Insieme, il CSV di Vai, il CSV di Chieti, che hanno fatto anche lo streaming della diretta e tutte le immagini che abbiamo visto scorrere in questi giorni. Grazie ancora a tutti e buon ritorno poi oggi a tutti voi. Abbiamo iniziato questa conferenza ricordando ciò che era accaduto poco prima, ciò che immaginiamo accada poco dopo, ma in queste ore sappiamo essere state intrise di fatti, di avvenimenti, non solo dentro queste mura, anzi queste mura ci hanno un po' isolato in questi giorni, ma voglio dire, sappiamo che in giro per il mondo sono accaduti anche fatti drammatici. Allora credo che un pensiero anche a quello che è accaduto in Bangladesh, insomma a Dhaka, sia assolutamente doveroso, così come continuare a sottolineare che, ecco, la strada della non violenza è, credo, l'unica strada per accompagnare questa umanità in un futuro, ecco, più ricco di senso. Certo che quei fatti, quando coinvolgono i nostri connazionali, li sentiamo più vicino, ma credo che dovremmo abituarci sempre di più a sentire qualsiasi fatto, ecco, di quel genere come fatto che ci tocca nella pelle, ecco, di cittadini di questo mondo. Chiudiamo questa nostra conferenza, lo facciamo, ecco, osservando le cose che sono state dette da chi è intervenuto prima di me. Sicuramente avremo occasione di guardarla con un pochettino più di distacco, considerando ancora una volta se le scelte fatte sui temi, sull'uso del tempo, ecco, si sono rivelate ottimali oppure no. Non c'è dubbio che qualche pensiero andrà sul fatto se la scelta di aver dato così tanto spazio, no, ai gruppi di lavoro, una giornata intera, così come peraltro era stato chiesto, no, nelle verifiche delle conferenze passate, magari a scapito di momenti assembleari, di confronto, di dibattito, ecco, plenario, abbia funzionato oppure no. Ma certamente sappiamo che non c'è una formula ideale per sempre, e quindi dobbiamo essere pronti a cogliere i suggerimenti che il momento ci dà rispetto agli obiettivi che ci poniamo. È pur vero che quest'anno, probabilmente il 2016, passerà alla storia come l'anno in cui si saranno svolte più assemblee. Ecco, ci siamo incontrati a gennaio, due volte a maggio, ancora qui a Genova, ma lo faremo prima della fine dell'anno, anche per gli obiettivi che ci siamo posti. Quindi certo non manca il momento del confronto, perché sentiamo chiara la responsabilità della tutta la nostra rete rispetto alle scelte che ci spettano e rispetto alle scelte che altri faranno anche sul volontariato e sul nostro lavoro. I temi che abbiamo trattato, ecco, sono stati percepiti immediatamente come temi nostri. Ecco, quello che mi sento di dire è che non c'è stata necessità di spiegarli. No? Questo significa, ecco, che l'impostazione della conferenza sta in sintonia, no? È stata in sintonia, ecco, con anche le nostre attese, ma significa anche, lasciatemi dire, che in questa fase così ricca di sfide non stiamo sprecando nulla. Non stiamo sprecando nulla, non stiamo sprecando nulla di quello che facciamo nei nostri territori,
ma non stiamo sprecando nemmeno nulla di quello che CSVNet ha portato all'attenzione anche negli anni passati, proponendo talvolta delle scelte che non sempre sono state colte, ecco, nella loro profonda ragione. Ecco, ritrovarci nel momento in cui si apre un nuovo capitolo nella stagione di CSV, legge di riforma in primis, a accorgerci, ecco, che quelle scelte, che quegli strumenti, che quei programmi, che quelle idee ci pongono in posizione, come dire, favorevole rispetto a una nuova interpretazione, no, del ruolo, a un nuovo rilancio del nostro ruolo, ecco, significa proprio questo. Non stiamo sprecando nulla, ma non abbiamo proprio sprecato nulla neppure quando queste linee abbiamo cercato di individuare, di costruire e di orientare insieme. Mi spingerei a dire che possediamo la materia. È giusto sorridere, ma è un dato di fatto, no? Cioè, ecco, c'è una competenza precisa, una competenza che riguarda la promozione del volontariato, l'incontro con i volontari e le modalità con cui, appunto, si può supportare, si può favorire, si può accrescere la partecipazione del volontariato, che poi sono le finalità che la legge conferma. Permettetemi di dire, l'esperienza del gruppo a cui ho partecipato, in realtà così, il pensiero non era quello di fermarsi a un gruppo, poi le cose sono andate così proprio perché sono stato coinvolto e assorbito nel dibattito, e mi ha fatto molto piacere farlo, ci dà però una indicazione, che questa capacità di entrare nelle cose è assolutamente potenziata e qualificata quando lo facciamo insieme. Cioè, quando mettiamo insieme i punti di vista, mettiamo insieme le esperienze, mettiamo insieme le sensibilità. Perché dico questo? Ecco, dopo una conferenza che ha visto gruppi partecipati anche dal punto di vista numerico, ormai sono finiti i tempi in cui, quando in conferenza si aprivano i gruppi, la metà delle persone come dire, faceva dell'altro. Ormai da un po' di tempo i gruppi sono gruppi partecipati, e questo mi sembra che sia un segno di maturità, perché riconosciamo che il gruppo è un luogo, come dire, evidentemente dove si costruisce, no? Ecco, un luogo che restituisce a chi vi partecipa e a tutti gli altri. Dico questo, ecco, perché non dobbiamo stupirci, e non ci siamo stupiti nemmeno in passato, di fronte a chi suggerisce dell'altro. Cioè suggerisce che ci possono essere dei canali privilegiati, no, qualora la nostra compagine, ecco, si muova diversamente. Guardate che torneremo qui e stiamo tornando qui. Non stupiamoci, però sta a noi la scelta della risposta. Ci sono due sfide, no? Quella delle risorse 2017 e a seguire, e quella dei decreti delegati. Ecco, se sta a noi scegliere se contribuire a questi obiettivi in maniera disarticolata e separata, oppure come compagine unitaria. Io ritengo, e la premessa faceva parte, ecco, di questa idea anche per il futuro, che insieme facciamo meglio, semplicemente. Insieme siamo anche, come dire, non solo più capaci a cogliere il tema e i temi e i problemi in tutti i loro aspetti, ma anche evidentemente più efficaci. Abbiamo parlato di accreditamento, il tema è tornato, ne abbiamo parlato nelle tavole rotonde di venerdì, è rimbalzato nei gruppi, però sappiamo che i primi a accreditarci siamo noi stessi. Lo facciamo nei nostri centri, lo facciamo come rete, ecco, quando ci incontriamo, diamo vita a CSVNet e interpretiamo CSVNet. La percezione, la verificheremo, che io porto da queste ore di incontro è che la conferenza ci restituisce un autoaccreditamento più avanzato di quello che trasmette il Consiglio.
lo posso dire in maniera... e questo mi sembra positivo, cioè è una sveglia per i consiglieri, ma è anche, come dire, un riscontro che dice che il lavoro, ecco, talvolta faticoso, non abbiamo mai nascosto, che avviene all'interno di quell'organo sociale, ha raggiunto, no, e sta raggiungendo il suo obiettivo principale, che è quello di rendere fertile, no, la nostra comunità, no, la nostra compagine, cioè la nostra relazione. A volte accade che, come dire, ci siano delle... dei cambiamenti anche di ruolo, no? Ecco, per cui ci sono fasi in cui il consiglio spinge la base sociale a avanzare con più convinzione e con più decisione. Mi pare che in questo momento sia la conferenza che trasmette al consiglio analogo messaggio, analogo messaggio. C'è una spinta a portare a conseguenze alcune idee, alcune prospettive, alcune logiche. Ecco, prima di tutto, no, quella di credere a ciò che pian piano ci siamo autorizzati a fare, no, e a essere, cioè una rete che abbia un'identità in termini crescenti comuni. Il mio gruppo era quello della carta dei CSV, in questo senso il messaggio è stato chiaro, netto e determinato. Noi dobbiamo essere anche capaci a distinguere, parlavamo di domande e di risposte, ecco, le domande, come dire, che siamo autorizzati a farci e quelle che forse non è il caso di fare più. Allora, domandarsi se CSVNet deve avere un ruolo politico strategico oppure tecnico e operativo è una domanda vecchia, ok? Non è una domanda che così posta ha senso di essere collocata all'interno dei nostri ragionamenti. Lo statuto che abbiamo approvato a maggio ci dice che CSVNet, così come lo vogliamo e come lo pensiamo, è la somma di queste due sensibilità e due direzioni. Ecco, quindi abituiamoci a questo punto a entrare sempre di più in quelle che saranno le scelte che di questa composizione articolata devono portare le conseguenze. Penso che sia proficuo e opportuno, ecco, ciò che abbiamo rilevato e ho rilevato anche nell'ultimo consiglio per le cose dette, e quindi al passaggio di boa, perché siamo a metà della nostra consigliatura, avere un riassetto della distribuzione delle responsabilità all'interno della nostra rete. Ne abbiamo parlato appunto in consiglio e credo che sia un riassetto, un ripensamento che deve essere fatto con una funzione ben precisa, cioè quella di renderci sempre più capaci di mantenere coesione ed espressione della nostra base sociale, ma anche di essere proiettati nella giusta direzione, capaci a corrispondere ai nostri obiettivi. E quindi non a caso abbiamo parlato di una rivisitazione, no? Anche dell'assetto dell'esecutivo piuttosto che delle deleghe, per verificare, ecco, se hanno ragione d'essere ancora, no, alcune deleghe, se ce ne sono delle altre che sono suggerite dal caso, e poi appunto anche sulla attribuzione delle responsabilità rispetto a questo circuito. Questa conferenza credo che, e mi avvio alle ultime considerazioni, segni un passaggio interessante, ce lo aspettavamo, abbiamo parlato per mesi, o abbiamo sentito parlare per mesi più della norma in maniera astratta che di una realtà concreta, poi si è iniziato a parlare sul centro, sui centri, ricordavo col fermo poi
preoccupazione che attorno, dopo questa parola e dopo la parola di servizi, ecco, fosse strettamente saldata quella di volontariato, nel senso e non solo nella forma, adesso si inizia a parlare con il centro, con i centri. Se fino a qualche tempo fa bastava dire, come dire, di avere altri impegni, adesso dobbiamo capire il perché no, non ci incontriamo. Il salto logico è quello di arrivare a ragionare sugli CSV come parte della propria dimensione. Non parlo di noi, evidentemente, perché ci siamo immersi, però se i CSV fanno, sono conseguenza di un disegno normativo, quindi di una scelta del nostro paese, il lavoro dei CSV fa parte integrante di quello che è la responsabilità pubblica, insomma, di quelli che sono, cioè, come uno degli aspetti che le istituzioni portano avanti. Se i CSV sono per il volontariato e segnati da un'applicazione gestionale dettata dalla sussidiarietà che richiede il coinvolgimento diretto, ecco, deve essere inevitabile, ecco, che le associazioni, le realtà del terzo settore arrivino a parlare dei CSV come una propria dimensione progettuale e operativa. Ma la stessa cosa vale per le fondazioni bancarie. Ecco, nella misura in cui, ecco, il quindicesimo di qualsiasi entità sia, in questo momento il ragionamento prescinde il dato quantitativo, ecco, è considerato, come dire, un trasferimento di denaro, ecco, il senso evidentemente si impoverisce nella misura in cui, così come peraltro la Corte Costituzionale nelle sentenze rispetto alla legittimità dell'articolo 15 ha dichiarato, ecco, questo trasferimento di denaro ha molto a che fare con le finalità costitutive delle fondazioni stesse, allora capite che il discorso cambia. Quindi la sfida è proprio quella di ragionare sui centri di servizio, con i centri di servizio, avendo ben chiaro che la dimensione operativa degli stessi fa parte integrante, ecco, della propria dimensione progettuale operativa, propria di tutti questi soggetti. Siamo contenti che adesso tutti siano con noi. Vorrei dire, avremmo preferito accorgersene durante i mesi in cui il decreto delegato è stato scritto. Finisco veramente ricordando dove siamo stati ieri. Noi abbiamo cenato sulla terrazza del Museo Galata. Il Museo Galata contiene una storia della navigazione. Ci sono bussole, ci sono reperti, ci sono strumenti che prima della bussola aiutavano, ci sono imbarcazioni, insomma, c'è proprio la storia di questa avventura che ha accompagnato l'umanità attraverso le acque, no? Ed è molto interessante, mi sembra anche frutto di una sensibilità e di un'attenzione da ricordare, che nello stessa struttura, nello stesso immobile ci sia il Museo dell'Immigrazione. Ecco, da Genova sono partiti milioni di italiani verso le Americhe. E in quelle stanze, in maniera anche epidermica, no, si rivivono le condizioni in cui, appunto, i migranti hanno lasciato la loro terra per una promessa, no? Una promessa. Di questi viaggi, che anche oggi hanno riscontri e concretezze, noi dobbiamo, come dire, mantenere attenzione. In questo senso il richiamo di tanti contributi il venerdì in apertura della conferenza certamente ci aiuteranno.
Un'ultima battuta, parlare di mare, parlare di immigrazione significa, come dire, renderci attenti ai passaggi, ai cambiamenti, ma anche alle esigenze che le comportano. Ecco, siamo in via pionieri e avviatori d'Italia. Non è che il Comune di Genova abbia cambiato la denominazione in vista della nostra conferenza, né abbiamo scelto questo hotel, ecco, perché si trovava in questa via. Ma certamente siamo pionieri, certamente per continuare a fare meglio il nostro lavoro dobbiamo avere la capacità di salire in alto. Grazie.